Buongiorno ragazzi, vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Qui è tutto gratis. Vorremmo crescere di pari passo. Visual, iscritti, anche perché ieri sera i soliti noti, quelli famosi, quelli che firmano gli autografi, erano i quattro gatti e non li guarda più nessuno. Hanno, mi hanno fatto un riassunto di tutte le cose cattive, non vere che dicono. Io, da un no, lato, sono contento perché ormai, visto che la nostra live, eh, la mia live con quella del Presidente, è, eh, la trovate tranquillamente online, la trovate su YouTube. Sono costretti a inventarsi le cose, cose che noi non abbiamo mai detto. Ripeto, riguardatevi la live e da lì capirete che ormai questi sono al sono al rantolo perché sono costretti a informarsi le cose, ad inventarsi le cose. Per cercare di screditarci quello che ti posso dire io è che ormai queste tipo quello e vai in live eh, posso salire per l'altro i giovani pupazzini no ti faccio un esempio quello che giovani pupazzi e va in live da quello youtuber famoso no io non ti ho mai offeso quando tre settimane prima gli aveva dato del de, de, de cialtrone del cioè è gente così questa, capito? questa è gente così sono personaggi, o sì, è gente quell'altro. Poi, è abituato a vivere nella menzogna, è abituato a comprarsi il pane dicendo le menzogne ai tifosi dell'Inter perché deve difendere il suo padrone. Ieri ci hanno messo in bocca cose, e ripeto, c'è la live che lo testimonia: che noi non abbiamo mai detto, che non abbiamo mai detto del tipo. Andate a vedervi la live con il presidente, che tra l'altro, a differenza loro, porta dei contenuti interessanti, ma soprattutto riporta la verità delle cose dell'attualità. Allora, vediamo un po'. Praticamente loro hanno detto che noi abbiamo detto che l'Arabo si è incontrato con Antonello per la trattativa. Andate a vedere se sì, abbiamo detto una cosa. secondo voi, cioè potevamo mai dire una cosa del genere che gli arabi erano lì con Antonello per la trattativa. Sono costretti ad inventarsi le cose perché non hanno più argomenti, ormai sono bruciati. Hanno preso per i fondelli i tifosi dell'Inter chiedendogli i soldi e e se fossi voi io restituirei i soldi ai tifosi dell'Inter che avete preso in giro perché voi eravate quelli della Superlega che Zanga aspettava che non è mai esistita delle vostre superfondi eravate quelli che Zanga rifinanzia il peak bond eravate quelli che Zanga raddoppia di minoranza voi non ne avete beccate una voi siete stati costretti a cancellare qualche live dalla vergogna ma di cosa vuoi ragionare? motivo per cui ormai fai le visual eh, non da canale da 40.000 fai le visual da canale di 4.000 5.000 e questo è il motivo la gente se ne è accorta del vostro blef voi siete solo fuffa voi avete raccontato una miriade di cazzate alle persone tra la super lega tra tutte le bombe di mercato non vi vede più nessuno quell'altro va in live posso salire no ma io non ti ho mai offeso quando su twitter ci sono offese di mesi è questa gente qui noi non abbiamo mai detto quella cosa lì. Andate a rivedervi la live con il presidente. che è presidente? I questi due li porta a scuola, li mette alla lavagna. Ma non solo il presidente, FM e tutti gli altri ragazzi. Chi erano gli impostori? Noi che a gratis ci prendevamo le offese dicendo che l'Inter era nella cacca sette mesi fa o loro ti dicevano che andava tutto bene? Chi sono gli impostori? Poi dall'altro, chi è che ci ha guadagnato? Chi è che ha preso i soldi dai tifosi dell'Inter a dire che andava tutto bene? Noi o oh, loro? Fammi capire. Chi è che ti diceva Zanga aspetta la Superlega a pagamento, chiedendo donazioni su Twitch, su YouTube? Noi o oh, loro? Ormai la mezzogna fa talmente parte della loro vita che loro sono abituati ma ormai, essendo a rantolo, sono costretti ad inventarsi ed addebitarci cose che non abbiamo mai detto. c'è la live. Sono alla frutta questi, basta guardarli in faccia se non ti addormenti. <coughs> Quell'altro posso sorrire! io le leggiò Bambolotti, ma ci l'ha preso gli ha dato. Cioè, uno so, ma, ma, ma vi rendete tu di gente? Posso salire, voglio. Eh, e poi l'avevo offeso da due mesi, ma ha fatto bene a trattarti in quella maniera. Ma a quanto pare non ti è servito perché gioiano i bambolotti. Non ti è servito ancora. Ma come fai te a giudicare i diavolo? Ma, ma, ma ragazzi, ma questa. Ma c'è ancora il bonus psicologo? Ma, ma, ma ragazzi, ma, ma perché non volete. Non, non, non volete ammettere che avete bisogno del bonus psicologo? Perché. Ma ci sono le prove di quello che di Voi? Dopo tutte le cazzate che avete detto, avete chiesto i soldi a di dell'Inter continuate a chiedere abbonamenti e donazioni, voi? Voi andate a con gli altri. Voi siete ostretti ad inventarvi le cose perché siete alla frutta. Voi siete alla frutta. Voi siete alla frutta. Voi siete finiti ormai. Non esistete più, non vi rete più nessuno. Ora parte la Superlega, non ti preoccupare, eh? Come dicevi, Zank, c'è il Troni, aspetta la Superlega, eh? C'è il Troni. Eh, l'ho visto è partiva la Superlega, eh? Ma te parli ancora, vero? ma te, a parte scherzo, ma parliamoci sinceramente, ma te hai coraggio ancora di parlare? Ma dove ce l'hai la dignità? Te ti dovresti nascondere, Dio buono, in un fortino, non dovresti uscire più per un mese. Sono costretti, sono costretti ad inventarsi, a metterci in bocca cose che noi non abbiamo mai detto. Guardate quella specie di live, se non vi addormentate. Guardate quello che abbiamo fatto il presidente e da lì capirete che tipologie di persone sono queste. Poi fanno tutti gli spocchiosi. Ma non ti guarda nessuno. Questi di sabato sera, invece di uscire le fidanzate, vabbè, quell'altro, Johnny Bambolotti, ma quello, invece di uscire con le donne, questi sabato sera, sono su YouTube a rompere i coglioni a noi e ad inventarsi delle cose. Ti rendi conto che sono messi? Ma, ma cosa Poi c'è quell'altro che compra gli iscritti, quello e fa 40 video, c'è quello che veramente cioè io anche quello altro bolos e si olova quell'altro quello la panda e compra gli iscritti di notte annaffia gli iscritti cioè ma vi rendete conto gente che che parla dell'intercetta su youtube arabi americani arabi americani ora Zang rimane e a breve ripassa gli arabi te lo dico subito ora Zang ha usato un terzo dei soldi e potrebbe rimanere ora è questa l'ultima L'ultima cosa dei fuori classi. Se te la devo spiegare tecnicamente questa cosa, qui. Questo predevo da 10 milioni che ha fatto Zang, secondo il nostro punto di vista, come, come abbiamo detto, a differenza di quei cialtroni che ti hanno detto che noi avevamo paventato l'ipotesi arabo-antonello trattativa ma. Vai, guarda le due live e già da lì capisce: sono dei cialtroni che si inventano le cose. Il nostro punto di vista per questo prelievo da 10 milioni è che abbia dovuto evitare problemi di messa in mora perché se te non paghi gli stipendi, ti mettono in mora la società. Zang non paga l'affitto dello stadio, ma non paga tante altre cose ed è scritto anche nel bilancio. cosa non ha pagato Zang, questi fuori classe. Invece di giocare con i pupazzetti, se andassero a leggersi un bilancio capirebbero tante cose. E poi non è che puoi fare finanziamenti soci come se piovesse. Qualora lui, nostro punto di vista, anzi mio, ci sono io, mi prendo responsabilità. Io, qualora lui avesse voluto andare avanti, non è che può fare 10.000 finanziamenti soci. Non avrebbe preso 10 milioni, avrebbe preso 60-70 eh, che dici. Poi vediamo quanto ci sta Zan. Te lo ripeto, per me cambia prima di giugno la proprietà. Se non cambia prima di giugno, poi dopo vediamo. Ormai loro l'Inter l'hanno messa da una parte sono costretti a inventarsi le cose. Pensavano di stare tranquilli con i vari game over, ma a quanto pare i loro game over crollano tutti giorno dopo giorno, day after day, anche perché... Altrimenti, eh, altrimenti, io ti devo dire: Va bene, l'ha detto un giornalista segnato all'albo. Quindi, ora, devono, ora voglio vedere gli americani. Gli americani non si vedono quei due, que, que 40 nomi che ha fatto, non gliene è andato in porto uno, e quindi ora è il rantolo ed è costretto a metterti in bocca cose che te non dici. Ma questo gioco sporco loro lo stanno facendo negli ultimi sei mesi perché non hanno argomenti, non riguarda più nessuno e sono costretti a giocare sporco così. Non hanno capito che non hanno capito che la buona fede. Non ti dico la verità o la menzogna. Questi non hanno ancora capito. La buona fede vince su tutto. Infatti, i numeri parlano chiaro anche perché questa gente ci campa con le donazioni dei tifosi dell'inter. È gente che campa con gli abbonamenti. È gente che va su Twitch a chiedere soldi. Questa è gente che ha. Il suo stipendio è composto dai social. Il problema è che ormai si stanno sgretolando con tutte le alzate Super Superlega Lazzi, Bertarelli che hanno detto "E ora incominciano ad avere paura". Cosa fanno? Giovano sporco, ma non capiscono, siccome non sono intelligenti. Non capiscono Giovano sporco sui social che vanno a 3.000 all'ora gli ritorna il boomerang qui dietro, perché mettendoci cose in bocca che noi non abbiamo detto. La gente lo può verificare tranquillamente in un quarto d'ora e 20 minuti. E da lì tutti capiranno e siete arranti perché eh, noi abbiamo cioè, io posso fargli tutto, ma non ti metterò mai in bocca a cose. E non hai detto, te se sentito setaggiare sporco, perché ormai i numeri hanno sentenziato: ormai 40.000 iscritti, 40.000. 200 persone in live, ma quegli altri 38.800 che fanno? Quegli altri, quegli altri 40.000 che fanno? Quegli altri 39.800 cosa fanno? Chi sono questi iscritti? Dove l'hai preso tutti questi iscritti? Dov'è il tuo seguito da professionista famoso? Dov'è chi è che ti segue? Fammi capire, sono i soliti 200, dove sono e basta. E poi va a parlare di Amanda che non c'entra nulla con lì con Pif e non ti parla c'è stata una delegazione di arabi. Te lo ripeto, guarda l'ultima live con il presidente, cosa abbiamo detto? Non abbiamo detto assolutissimamente quello che hanno detto loro. Giovanno Sporco, sono a Rantolo e ormai non sanno più cosa fare perché tutto, perché chi sarebbero quelli credibili? Loro, tutto erano detto loro, non è accaduto nulla zero la glass trust non esisteva il notaio gli aveva detto non esiste nulla ma di cosa vogliamo ragionare quando basta scaricarsi la misura camerale dell'Inter e vedi subito c'è la glass ma di che vuoi ragionare con questi qui quell'altro si fa evitare il live dopo mesi e lo io non ti ho mai offeso ma ti ne conto di gente è questa ma ci sono le proprie gestiose qui a livello proprio personale di come sono messi certi personaggi. Poi è normale che gioino sporco perché loro vivono con queste cose qua, non hanno altre armi, capisci? Ma nonostante tutto, gli sta tornando tutto qua dietro? Gli torna tutto qui, capito? Nemmeno giocando sporco perché loro sono abituati. Ora il tifoso lo fa contento, gli dico parte la Superlega, mi fa un po' di sordarelli con le donazioni capito cosa hanno fatto vanno sul personale si inventa le cose è uno schifo vedere gente palla d'inter che fa queste cose schifose è assurdo è veramente assurdo vedere gente Po poi va bene hanno tutta la loro ricchiettina e ti mandano a romperti le scatole Beh, comunque più fate così e più vi arriverà qua dietro il boomerang potete giocare sporco come quanto vi pare intanto ascoltami la gente non è stupida io vorrei aprire solamente quelli che vi danno i soldi cosa c'hanno nel cervello per sentirsi dire cosa che arriva Bertarelli, parte la Superlega che Zang è socio di minoranza, li il Bond anche quelli gioco i pupazzi eh Di rifai il bond, rifinanzia il bond con le vecchie garanzie cioè, ma, 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 ma. ma guarda te lo do io un pupazzino se lo vuoi te lo, te lo regalo io un pupazzino ma ci dormi ogni pupazzino oppure eh, li, li metti a posto la sera anche te lo shampoo il profumo di una donna a quanto pare vedo non lo conosci questi sabato sera ridotti su youtube a rompere i coglioni a noi e a metterci cose in bocca e non solo. qui Scusate ragazzi, ma c'ho un po' a voce della partita. Ieri ho visto Fiorentina Milan, eh? ho visto una gran bella Fiorentina, bella Tonica eh, che ha strameditato di vincere e... e quindi meno male, è un risultato che va a nostro favore. Noi vincendo oggi, insomma, piazzeremmo non ti dico un bel mattoncino, ma comunque staremo tranquilli. Vediamo la squadra come reagisce, sono sempre lì. In queste squadre noi si dura fatica. In Zaghi non cambierà nulla, andrà ancora 3-5-2, eh, ritmi alti per cercare di fare gol. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Solito gioco, soliti cambi. Se sei ammonito, vieni fuori. però ormai la stagione eh, sta andando verso la fine. Speriamo che la finisca il prima possibile perché io, ragazzi, il campionato, non. Non sono più stimolato a guardare il campionato. Ma che, che cosa vuoi guardare? Eh, eh, la zona Champions la davo per scontata, a quanto pare. Bisogna avere un po' d'occhio. Dai, ci becchiamo alla prossima. Ciao, Inter.